Mancano pochi giorni alla scadenza di legge per il deposito ufficiale delle liste e si iniziano a delineare con certezza i partecipanti alla competizione elettorale di Imola. La candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Manuela Sangiorgi, si dice quasi sicura di un ballottaggio col PD e punta sull'autodromo in virtù anche del possibile aggancio con Roma. È partita di una grande spinta questa campagna elettorale perché abbiamo avuto molti riflettori puntati su Imola. Non vi nascondo che ci piacerebbe vincere al primo turno, ma siamo consapevoli, siamo concreti, abbiamo i piedi per terra, quindi riteniamo che sia possibile un ballottaggio tra noi e il PD e quindi che si ritornerà al voto dopo il 10 giugno, anche il 24 di giugno. L'ospedale, che serve un bacino di 133.000 utenti, sicuramente è stato depotenziato sotto gli occhi di tutti, quindi qualora riuscissimo ad amministrare Imola ci sentiranno in conferenza metropolitana, perché noi siamo perché i servizi rimangano in prossimità e che non vengano concentrati, quindi accentrati nella città metropolitana. E noi siamo sempre stati a favore dell'autodromo, come abbiamo ribadito più volte ultimamente, riteniamo che non ci siano autodromi di serie A e di serie B, ci sono due strutture pubbliche in Italia che sappiamo bene essere Imola e Monza, e quindi qualora ci sarà un governo a 5 Stelle, che forse in queste ore si sta proprio facendo, i finanziamenti arriveranno per Imola, finanziamenti statali. È logico che si può alternare con Monza o addirittura avere due gran premi italiani.